ti ringrazio infinitamente di essere qui perché per me è una novità, come penso anche per la Parisi che mi ha invitato, è veramente un piacere essere in questo bellissimo luogo a raccontarvi un po' delle cose che faccio e facciamo nel mio gruppo di ricerca e vedrete poi nella seconda parte della presentazione anche in una startup universitaria. Io sono un professore ordinario da poco dell'Università di Roma Sapienza, solo per presentarmi, anche se a volte quasi mi vergogno di presentare questa diapositiva, però se non lo faccio poi dicono che non l'ho fatto, quindi lo faccio. Ho avuto il privilegio, direi, perché non so come altro dire, il privilegio di vincere due Grand ERC, che è una cosa che in Europa penso che sono tra i 10 e i 20 ricercatori di tutta Europa hanno avuto questa fortuna e privilegio, che mi hanno permesso con quasi 3 milioni di euro di creare un gruppo di ricerca nell'ambito della linguistica computazionale, che è la mia area, e lavorare su tematiche di altissimo interesse, grandissimo interesse per direi non solo la comunità scientifica, ma oggi come oggi qualunque utente sul web o comunque interessato alla tecnologia. Perché sappiamo tutti, utilizziamo tutti questi dispositivi, le nonne parlano con i telefoni, parlano con Google, eccetera, eccetera, e quindi il linguaggio, la lingua è diventata ormai uno strumento che è sempre più utilizzato o che si pensa si possa utilizzare con il computer. E quindi, mentre noi negli anni 80 scrivevamo programmi criptici che non serviva a nulla, oggi noi scriviamo un testo dentro una casella di testo e ci aspettiamo una risposta ragionevole. Questo testo è in linguaggio naturale. Quindi il mio sforzo è stato quello di creare un gruppo di ricerca che con l'obiettivo primario di andare oltre l'elaborazione del linguaggio standard, e di questo parleremo durante la presentazione. Cosa intendo per standard? Intendo tecniche principalmente statistiche, quindi tecniche che contano, che trattano il testo come se fossero delle sequenze di caratteri. Noi quando guardiamo un testo facciamo molto di più che vedere delle sequenze di caratteri, e quindi l'obiettivo della ricerca del mio gruppo è quello di andare al di là della superficie del testo e farlo, se possibile, in tutte le lingue del mondo, quindi questa è l'ambizione. E quindi, diciamo, brevemente vi presenterò PaperNet, che è il progetto principale a cui lavoro ormai da 8 anni e che è un progetto in itinere, un progetto, è come se fosse un grande dizionario, un'enorme risorsa di conoscenza che sostanzialmente non finirà mai. E poi un sistema allo stato dell'arte di disambiguazione, vedremo che cosa vogliamo dire per disambiguazione. Infine parlerò di un po' di idee brevissime da cui magari possiamo partire poi per la discussione dopo la presentazione. Allora, brevemente per motivare il lavoro, se noi prendiamo un traduttore, bisogna dire che i traduttori automatici negli ultimi anni sono migliorati tantissimo. Questo perché? Perché si è passati. Ci sono state tre fasi fondamentali della traduzione automatica, una fino a circa gli anni, possiamo dire 2000-2005, fino al 2000-2005 si utilizzavano tecniche veramente molto rozze, erano quasi basate sulla traduzione parola per parola. Poi sono subentrate nuove tecniche chiamate di traduzione phrase based, cioè basata su locuzioni, sequenze, espressioni, che erano tecniche comunque probabilistiche, quindi si andavano a calcolare le probabilità che una certa sequenza si potesse tradurre in un'altra sequenza. Molto più di recente sono state rese popolari da Google e da altre aziende tecniche neurali che invece di tradurre a espressione per espressione, locuzione per locuzione, traducono un'intera frase vista come una sequenza in un'altra sequenza. Tuttavia continuano a trattare il testo come se fossero sequenze, come se i testi fossero sequenze di caratteri o di simboli, e quindi non c'è un vero significato sottostante che viene identificato da questi sistemi. Infatti, se noi prendiamo dei testi, per esempio questo è un testo in cui c'è scritto si parla di musica e quindi si parla di rock,
noi traduciamo, otteniamo per esempio roccia. La roccia è un elemento fondamentale in questi film. Perché? Perché in questa situazione, in questo contesto, il traduttore non riesce a capire che stiamo parlando di musica, ma perché non ci prova neanche a capirlo. Semplicemente ha una sequenza di token, una sequenza di elementi, e li traduce in una sequenza di altre parole, di altri elementi, di altri simboli in un'altra lingua, senza cercare di comprenderne il significato. Se noi diciamo, vabbè, allora c'è, probabilmente c'è un cosiddetto bias, una sorta di orientamento verso una certa direzione, quindi per esempio c'è un bias verso la traduzione di rock come roccia, ma se noi traduciamo per esempio una frase in cui si usa rock come roccia, poiché abbiamo un'ambiguità che è underground rock, possiamo ottenere una traduzione del tipo che la densità di rock underground può aiutare a interpretare il sottosuono. Quindi questi problemi sono dovuti alla mancanza di comprensione a livello semantico da parte di programmi di linguistica computazionale. Ora, negli anni 50 si diceva che la traduzione automatica sarebbe stata risolta in 3 anni o giù di lì. Poi si disse in 10 anni. Poi si ebbe anche uno stallo, un periodo di stallo con una conseguente mancanza di finanziamenti. E ora, se noi traduciamo a match is lighter, otteniamo una partita e un accendino, che non è proprio perfetto, perché match, essendo una parola ambigua, vuol dire sia fiammifero che partita. E il contesto è poco, però è molto chiaro, perché comunque sicuramente non stiamo parlando di sport. Oppure dico, I love chocolate, so I bought a bar in the supermarket. Amo il cioccolato, così ho comprato un bar in un supermercato. Non è proprio il modo più economico di comprare una barretta di cioccolato. Se cerchiamo i panni della macchina, se, spero che nessuno parli in cinese, o legga il cinese, ma cioè, se noi ci mettiamo i panni della macchina, in sostanza la macchina vede questo, vede quello che vedete voi in questo momento. È una sequenza di simboli a cui non riesco a associare un significato esplicito. E quindi il problema qual è? Che io devo prima di tutto capire cosa possono denotare, evocare questi simboli. E poi, poiché questi simboli sono spesso ambigui per via della natura del linguaggio, devo capire quale di quei significati in questo contesto è più appropriato. Allora, noi che cosa abbiamo fatto? Per risolvere questi problemi, per evitare, per diciamo, andare oltre questo trattamento del testo, se vogliamo, pedissequo, comunque veramente senza un livello di comprensione semantica, noi abbiamo proposto di creare un'enorme rete di conoscenza che si chiama PubMed. PubMed è nata nel 2010, quindi stiamo parlando ormai di 8 anni fa, però è stata migliorata nel tempo, arricchita, si è evoluta con tantissime integrazioni. Allora, qual è il punto? Il punto è che noi abbiamo un'enorme quantità di risorse fantastiche, dizionari, enciclopedie, eccetera, che però sono delle isole, ognuna a sé stante. Ognuna a sé stante. E queste isole, sfortunatamente, non sono integrabili, almeno non lo sono a un livello. Non sono integrabili nell'immediato, perché se io prendo un dizionario, anche se prendiamo, non so, 5 dizionari della lingua italiana, non so, prendiamo il dizionario Treccani, prendiamo De Modoli, prendiamo Zingarelli e quant'altro, ognuno di questi dizionari fa delle scelte, quindi il lessicografo ha dovuto scegliere quali eccezioni codificare ad ogni parola. E non c'è un collegamento facile tra questi dizionari. Voi direte, vabbè, ma cosa ci faccio io con un collegamento tra questi dizionari? Beh, allora, intanto avrei più esempi d'uso delle varie eccezioni di quella parola, di quel lemma. Ma se noi ci spostiamo da un dizionario monolingua a un dizionario bilingue, noi possiamo collegare lingue per le quali magari non esistono, coppie di lingue per le quali non esistono dizionari bilingui. E quindi è vero che il passo è ardito, però è anche vero che questa informazione attualmente non esiste. Per esempio, è difficile anche trovare dizionari, per esempio, dell'italiano, dall'italiano all'arabo di qualità, o ce ne sono pochissimi, per esempio, dall'italiano al cinese, se non parliamo poi di altre lingue in cui è molto più difficile avere risorse. Quindi il punto qual è? Questo per dal punto di vista umano, dal punto di vista computazionale è ancora peggio, non ci sono proprio queste informazioni. Non esistono
tipicamente questi sistemi di traduzione che abbiamo visto si basano sui cosiddetti corpora bilingui, quindi su testi, è come il romanzo con testo a fronte, no? Sono grandi quantità di testi con la traduzione. E questa associazione è fatta frase per frase, quindi io so che questa frase in italiano si traduce con questa frase in cinese. Tuttavia non esistono grandi quantità di corpora bilingui in coppie lingue, nella maggior parte delle coppie lingue. Esistono, tipicamente una delle due lingue è l'inglese, dove, lingua dove esistono tantissime risorse per via del fatto della lingua della scienza, eccetera, eccetera. Quindi il problema qual è? Che in realtà fare un traduttore da una lingua qualsiasi a una qualsiasi altra lingua non è facile. E mancano le informazioni e non c'è un trattamento semantico. La nostra idea è stata quella di creare una grande risorsa che possa integrare tutte queste informazioni, tanti dizionari diversi, in un'unica enorme risorsa lessicografica, anzi direi enciclopedico lessicografica. L'idea qual è? Ecco, per esempio, guardiamo, queste sono due risorse lessicografiche dell'italiano, questa è una pagina del Devotoli, questa è una pagina del fantastico Thesaurus da Treccani, e sono due risorse bellissime, come tante altre, sono molto raffinate, contengono, hanno un livello di qualità elevatissimo, però sono principalmente fruibili dal umano, non sono facilmente utilizzabili a livello computazionale. Perché? Perché in realtà in parte sto mentendo, perché se voi cercate una qualsiasi parola e scrivete definizione su Google, se una parola scrive definizione, esce con una definizione di Otoni, che è questo. Però quello è sempre per consumo umano, quindi è sempre per poter vedere un elenco di significati nella lingua italiana e questo è tutto. Invece per la macchina sarebbe importante trasformare questo elenco di significati codificati solo per consumo umano in una rete di collegamenti che possano essere utilizzati da programmi che poi vanno a comprendere quello che c'è scritto in un testo. E allora che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso tutte le risorse aperte lessicografiche, enciclopediche disponibili sulla rete e le abbiamo integrate automaticamente con un algoritmo che, diciamo che per... se dovessi vantarmi di intelligenza artificiale, che non vuol dire nulla, a livello di informatica, dire un algoritmo di intelligenza artificiale per me non significa nulla, però diciamo un algoritmo di apprendimento automatico, già un termine più tecnico, che possa comprendere quali voci, quali accezioni di un dizionario corrispondano a quali altre accezioni o voci di un altro dizionario, in modo tale da prendere tutte queste informazioni e integrarle in un'unica voce che possa poi essere utilizzabile anche da computer. Ma cosa abbiamo preso tutte queste sorgenti e le abbiamo integrate in un'unica rete, che è Babelnet. Ora, in che senso rete? Perché parlo di rete? Perché le due risorse principali da cui siamo partiti sono risorse che sono strutturate, sono organizzate come una rete concettuale, in cui gli elementi, i cosiddetti nodi della rete, gli elementi della rete sono concetti e questi concetti sono identificati dai sinonimi che nella lingua inglese, nel caso di questa rete che stiamo vedendo, che si chiama WordNet, i sinonimi che esprimono quel concetto. Quindi per esempio car, motor car, automobile, eccetera, sono sinonimi che più usati o meno usati esprimono il concetto di automobile. E questi concetti sono collegati ad altri concetti tramite relazioni semantiche. Quindi per esempio abbiamo una gerarchia che ci dice un'automobile è un veicolo a motore è un veicolo che si sposta da solo, è un veicolo a ruote, eccetera, eccetera, oppure che ha come parte il finestrino, che ha come iponimo una decappottabile, eccetera, eccetera. Ora, il fatto che sia una rete permette al computer di fare inferenze. Quindi per esempio se io dico ho preso la macchina o ho preso la decappottabile, entrambe le frasi possono essere correlate dal computer grazie al fatto che io so che una decappottabile è un'automobile. E quindi queste informazioni possono essere sfruttate poi a livello computazionale per fare inferenze o per migliorare qualunque tipo di attività che deve essere svolta per comprendere il linguaggio. Ora, anche Wikipedia, che è un'altra risorsa gratuita, aperta, è
strutturata come una rete, anche se questo è meno chiaro, meno evidente, perché in realtà gli utenti modificano le pagine, ma non pensano più di tanto al fatto che Wikipedia sia una rete. In realtà lo è, come peraltro anche il web è una rete, perché nel momento in cui noi utilizziamo gli ipertesti, i collegamenti ipertestuali, stiamo collegando una pagina, per esempio, di Wikipedia a un'altra pagina di Wikipedia. Quindi i nodi della rete sono le pagine e i collegamenti, le relazioni potenzialmente semantiche, sono i collegamenti ipertestuali. E quindi quando l'utente collega una parola o una locuzione a un'altra pagina, sta facendo non solo un collegamento tra due pagine, ma sta anche disambiguando quella parola. Perché se quella parola, per esempio, è race, l'utente deve scegliere tra race come razza, race come corsa, e quindi anche se non gli viene detto che lui sta disambiguando, di fatto lo sta facendo. Quindi noi abbiamo creato questo algoritmo, abbiamo messo insieme tutte queste informazioni e abbiamo creato MapleNet. Quindi questo è è come se uno si mettesse a mano a fare una cosa del genere, è come se uno prendesse una trentina di dizionari di vario genere, di enciclopedie, e uno per uno si mettesse a dire: ok, questa accezione di race in questo dizionario è la stessa accezione di race in quest'altro dizionario, quest'altra accezione di race nel dizionario 1 corrisponde a quest'altra accezione di race nel dizionario 2. Questo ovviamente crea dei problemi non indifferenti, di cui poi andremo a parlare dopo, però diciamo che alla fine, ai fini computazionali, avere questa risorsa è in ogni caso meglio che non averla, con tutti i problemi che questa integrazione automatica può generare. Scusate, mi scuso anche sul fatto che le cose siano in inglese, ma riutilizziamo tutte le conferenze, eccetera, quindi avere una versione italiana aggiornata insieme a quella in inglese è veramente difficile, quindi mi sono dimenticato di dirlo sin dall'inizio, scusate, me ne sono reso conto adesso guardando questa diapositiva perché c'erano termini tecnici e ho detto: oddio, cosa sto mostrando? No, quindi scusatemi se il testo è mostrato in inglese. Ora, il punto qual è? Che grazie a MapleNet noi abbiamo i nodi della rete di MapleNet seguono lo stesso modello di WordNet. WordNet, come abbiamo detto, è una rete, e abbiamo detto anche che i nodi, cioè gli elementi collegati, sono insiemi di sinonimi. Questi insiemi di sinonimi si chiamano SINSET. SINSET sta per synonym set, quindi insiemi di sinonimi, appunto. E noi cosa abbiamo fatto? Mentre i SINSET di WordNet sono monolingue, sono in inglese, noi li abbiamo resi multilingue, quindi li chiamiamo Bubble SINSET. Quindi noi sostanzialmente identifichiamo un concetto tramite l'insieme dei sinonimi che in tutte le lingue esprimono quel concetto, sono utilizzati per esprimere quel concetto. E quindi, per esempio, balloon, ballon in tedesco, aerostato, pallone aerostatico, mongolfiera, tutti quei sinonimi nelle varie lingue esprimono quel concetto. Continuiamo a utilizzare tutte le relazioni disponibili nelle varie risorse. Attualmente integriamo non solo WordNet e Wikipedia, ma anche tante altre risorse aperte, tra cui Wiktionary, MediaWiki, GeoNames, che è un'enorme banca dati geografica, quindi grazie a questa riusciamo a dire dove si trova un luogo geografico, terminologia di informatica e anche traduzioni ad alta qualità. E adesso stiamo anche effettuando un lavoro manuale di validazione, di integrazione e arricchimento di quello che è stato inserito in MapleNet. Quindi alla fine, se noi vogliamo riassumere e dire che cosa ci porta MapleNet, possiamo dire il multilinguismo. Quindi la grande innovazione sta nel fatto che qualunque altra fonte lessicografica o enciclopedica è tipicamente monolingue o in certi casi o bilingue, raramente multilingue. La copertura, attualmente il MapleNet copre quasi 300 lingue, con, vedremo tra poco, quasi 16 milioni di concetti, quindi 14 milioni, che questa è la versione precedente. E la cosa interessante è che non sono tutti i concetti, sono anche cosiddette entità nominate. Più o meno, un po' più della metà sono entità nominate, quindi sono persone, note, luoghi, entità enciclopediche, diciamo, quindi luoghi, band, opere note, eccetera.
Invece abbiamo anche 6 milioni di concetti, che sembra un numero enorme, perché se noi prendiamo un dizionario maggiore della lingua italiana, copre tra i 100 e 200 mila accezioni. 6 milioni non rende tante. La realtà è che ci sono tantissimi concetti tecnici, quindi che sono disponibili, utilizzati, lessicalizzati solo in determinati domini in cui, che non sono coperti da un normale dizionario. Per esempio già nell'informatica ci sono tantissimi termini che non troviamo mai in un dizionario normale. Ecco qui, non so come far partire il video perché devo avere un, posso spostarmi? Che devo attivare il video. Okay. Ecco qui, quindi voi vedete sostanzialmente quello che vi dicevo, cioè ognuno di questi di queste icone che vedete sono i concetti di Babelnet e sono collegati ad altri concetti in una rete e possiamo seguire un cammino cosiddetto semantico spostandoci da un concetto a un altro. La cosa interessante è che queste traduzioni che vedete in questo caso in inglese sono la vista inglese di quella rete semantica. A me potrei premere un bottone e vederla in italiano, in cinese, in qualunque altra lingua, ma sarebbe la stessa identica rete semantica. Quindi questo ci porta all'assunzione che la rete preesiste al linguaggio, e questo sarà forse uno degli elementi di discussione della tavola rotonda di dopo, e che l'idea, l'assunzione iniziale è che ci siano dei concetti e questi concetti siano poi lessicalizzati, non viceversa, che esiste una parola e grazie a questa parola posso esprimere quel concetto. Di questo poi parleremo dopo, preparato un paio di diapositive. Inoltre comunque promuove un'idea di dizionario del futuro, quindi è sicuramente innovativo avere in un dizionario delle immagini, di avere dei sinonimi, allo stesso tempo delle definizioni, perché una volta abbiamo un dizionario di sinonimi, ma non abbiamo le definizioni, abbiamo i sinonimi, non abbiamo le traduzioni in tante lingue. È vero che per un essere umano non ha molta importanza avere 5 lingue in contemporanea, però è anche vero che invece per la macchina lo è. E comunque è interessante. Attualmente abbiamo anche reso Babelnet vivo, tra virgolette, nel senso che si aggiorna automaticamente da queste fonti aperte quotidianamente, ora per ora. E quindi attualmente contiene 284 lingue, 16 milioni di concetti e identità e 2 miliardi di relazioni semantiche tra questi concetti e identità. E si aggiorna continuamente, quindi se voi andate online potete vedere l'evoluzione, gli ultimissimi aggiornamenti dalle varie fonti aperte, quindi Wiktionary, Wikipedia, eccetera, eccetera. La cosa che mi inorgoglisce di più è che tutto questo lavoro è stato coperto da grandissime testate, il Guardian recentemente, Time Magazine, poi abbiamo avuto un articolo sul Quotidiano Nazionale, Resto di Cammino, eccetera. Abbiamo avuto un premio per la migliore risorsa computazionale nel 2015, il Meta Prize. Insomma, questa sicuramente è una delle cose più belle, perché dopo tanto lavoro uno vede c'è un riconoscimento che non è stato poi cercato particolarmente, anzi mi sono stupito di aver ricevuto tutte queste richieste di interviste da quotidiani. Ora uno dice, vabbè, hai fatto questa cosa, no? Ma che ci fai? Sono un informatico, non sei né un linguista né un lessicografo, quindi che ci fai con una cosa del genere? Allora, vediamo che cosa ci possiamo fare. Come informatico io vorrei, come ho detto, abilitare la comprensione del testo. Quindi che vuol dire? Vuol dire che abbiamo una frase che anche noi abbiamo forse qualche difficoltà a capire, dipende da quanto siete esperti di calcio, però Thomas and Mario play the strikers in Munich. Diciamo che sicuramente possiamo capire le cose, possiamo capire che si gioca, possiamo capire che ci sono degli attaccanti, però non potremmo non sapere chi sono Thomas e Mario. Allora, qual è il punto? Munich potrebbe essere la squadra, potrebbe essere la città, però è più probabile che sia la squadra. Allora, quello che noi vorremmo è che il software capisse di cosa stiamo parlando, quale Thomas e quale Mario, essendo persone note, diciamo, e collegate a questi altri concetti, quindi al Bayern Munich, Monaco, Striker, attaccante, giocare, eccetera, eccetera.
ma questo è il sogno. E farlo in qualsiasi lingua, quindi l'obiettivo di questo primo progetto ERC, dell'European Research Council, era proprio quello di utilizzare tutta la conoscenza disponibile in LAMET da lingue diverse per disambiguare una qualsiasi altra lingua, che io ho iconizzato tramite questi jedi, invece con le spade laser, con le bandiere laser, che contribuivano con la loro conoscenza a disambiguare una determinata lingua. Allora, qual è il problema? Il problema è che questa frase è estremamente ambigua. Le parole di queste, tutte le parole che compongono questa frase sono enormemente ambigue, perché esistono migliaia di Thomas, di Mario, Striker, anche una parola ambigua. E quello che dovrebbe fare il sistema è identificare i significati del problema in questo contesto. E lo fa utilizzando, sfruttando, diciamo, i collegamenti sia diretti sia inferiti della rete di BabelNet, in modo da identificare una sorta di sottorete più connessa, che è quella che ci fornisce quell'interpretazione ideale. Questo è quello che facciamo. E, ora, la cosa più interessante, questo per me, per ragioni che poi vi potrò menzionare brevemente dopo, perché più o meno ho un quarto d'ora e 20 minuti, è quello che ho chiamato The Crazy Polyglot, cioè poliglotta pazzo. Diciamo che se uno ha del testo, adesso io ho fatto per esempio una composizione di brani, di articoli recentissimi che sono usciti da ieri e oggi, su Emmanuel Macron, che parla della questione dei migranti e dice che in Europa rischieremo una guerra civile se non si risolve questo problema, se non si affronta il nodo della immigrazione, perché chiaramente questo porta ai populismi e quindi bisogna affrontare il problema. Ora io ho preso dei brani scritti in quattro lingue diverse. Uno dice, vabbè, l'italiano lo parliamo, l'inglese magari lo parliamo, il francese possiamo capirlo, io per un po' lo parlo, il cinese per niente. Allora dice, vabbè, questo è giusto per idealizzare, potesse mettere qualunque altra lingua, però se noi adesso questo testo lo diamo in input, e adesso devo andare, dobbiamo sperando di vedere la connessione. Adesso vado su Recordfire, che è questo sistema di configurazione. Ah, non abbiamo la rete qui, aspetta, sì, sì, sì. Speriamo che riuscire a collegarci. Ecco, vabbè. Si vede? Sì, allora, adesso io prendo questo testo e lo copio e incollo nel brano. Ma l'idea qual è? Che io possa capire cosa c'è scritto in questo testo dicendo, io non so, scrivo agnostic, qui seleziono agnostic, quindi non so di che parla questo testo, però vorrei interpretare questo testo senza sapere la lingua, senza neanche cercare di capire qual è la lingua utilizzata, e cercare di disambiguare i termini indipendentemente dalla lingua in cui sono espressi. Io questo posso farlo in BabelNet perché queste per lui sono delle stringhe di testo che si trovano dentro uno o più concetti secondo il loro livello di ambiguità dentro BabelNet in lingue differenti. Qui abbiamo mischiato, vedete, francese, inglese, italiano, anche il cinese. Questa parte cinese, qua c'è anche qualche errore perché per esempio qua il cinese è molto difficile perché non ha spazi, quindi la tokenizzazione in parole del cinese diventa molto difficile, però vedete c'è il primo ministro,
cioè rifugiato, immigrazione, quindi stiamo vedendo le traduzioni in italiano, in bubblenet del concetto associato a questa stringa di testo cinese o in qualsiasi altra lingua. Quindi bene o male comunque capiamo, anche se non abbiamo ancora, non abbiamo tradotto questo testo, l'abbiamo interpretato, abbiamo capito che questa parte del testo parla di politica, di rifugiato, di immigrazione, eccetera, eccetera. E possiamo fare la stessa cosa in qualsiasi altra lingua. Se voglio vedere in arabo queste, non parlo nessuna di queste lingue, voglio vedere in arabo quali, cosa significano queste porzioni di testo, il sistema lo dice. Quindi questa è la cosa che mi piace di più, perché posso andare sostanzialmente da N lingue a una qualsiasi altra lingua destinazione. E quindi questa è la ragione per cui noi facciamo, diciamo, abbiamo creato un mappet. Poi in realtà la cosa ci è sfuggita di mano. E adesso, grazie a questo grande successo di cui brevemente vi parlerò in questa seconda parte della presentazione, ho vinto un secondo grant dell'European Research Council, che è partito un anno fa circa, e stiamo portando questa ricerca al livello successivo. Cioè, attualmente noi cosa facciamo? Prendiamo un testo e associamo alle parole e alle locuzioni un concetto il più possibile appropriato secondo il contesto. Però in realtà questo non è altro che una sorta di quella che si chiama in gergo tecnico una bag of concepts, cioè è una nuvola di parole, di concetti, in questo caso di concetti, però non sono collegati tra loro questi concetti. Cioè io dico politica, immigrazione, Macron, ma quali sono le relazioni che in quella frase collegano quei concetti, quelle entità? E allora quello che adesso stiamo facendo è prendere una frase in qualsiasi lingua e trasformarla in una struttura concettuale in cui il verbo dividente guida, governa la frase, la semantica della frase, e ci sono delle relazioni, dei cosiddetti ruoli semantici che legano quel significato verbale ai vari significati che sono stati identificati e poi andando sempre più sotto nell'albero legano poi a loro volta quei significati magari nominali con aggettivi, avverbi, eccetera, eccetera. Quindi è una struttura sintattico-semantica, in realtà puramente semantica, nel senso che l'idea è quella di ottenere una rappresentazione semantica della frase indipendentemente dalla lingua in cui è stata scritta. Cioè, idealmente noi alla fine di questo progetto, che si è completato a 4 anni, vorremmo prendere queste frasi che sono l'una la traduzione dell'altra e ottenere la stessa rappresentazione semantica indipendentemente dalla lingua in cui l'abbiamo espressa. E quindi idealmente vorremmo tenere questa rappresentazione. Ma non ho fatto dirlo, che intendi per rappresentazione semantica? Tipo un'analisi logica? Allora, l'analisi logica, la parte è complemento reagente e detrae soggetto. Allora, perfetto, l'analisi logica è un'analisi grammaticale, sintattica, puramente sintattica, non c'è nessun significato all'analisi logica. Cioè se io dico no, okay. Non prescinde dal significato, è solo le funzioni che si cambiano. Però nell'analisi logica io sono costretto a organizzare la struttura secondo quello che mi dice il verbo. Quindi se io dico tu mi piaci, no? Io sono costretto ad avere come soggetto tu. Se io dico I like you, tu sei il complemento oggetto. Quindi se dico la lingua, la struttura sintattica è differente per esprimere lo stesso identico concetto, identico, perché I like you è la stessa cosa di tu mi piaci, no? E quindi la differenza tra una rappresentazione sintattica e una rappresentazione semantica della frase è che questa rappresentazione non cambia se io la esprimo sintatticamente o anche con parole diverse in una lingua o in un'altra. Quindi l'idea è di ottenere una rappresentazione puramente semantica in verbo, cioè piacere, poi lo diciamo in italiano ma è un concetto astratto, diciamo, che sta in bubblenet, è legato da degli argomenti, dei ruoli semantici che non dipendono dalla sintassi con cui io esprimo. Quindi qua ci sarà non solo la genere, ma la genere, la RG0, che differenza c'è tra il rapporto semantico RG0 e il rapporto semantico RG1? Esatto, cioè ancora questa è un'immagine, no? Però questo ARG0, ARG0, potremmo dire che è l'agente del verbo piacere, no? Okay. Però questo agente non è detto che sia istanziato come un soggetto in una lingua. È come il problema di like you, tu mi piaci, no? Quindi vuol dire piacere, c'è un paziente e un agente, oppure qui per esempio in questa frase abbiamo
licenziare, no? Qui non c'è questo problema perché licenziare. Quindi questi rapporti, cioè il rapporto di, come dire, persona che, agente vuol dire, come dire, persona che compie l'azione in qualche maniera. Poi ci sarà un altro rapporto che è. Ci sono vari tipi di ruoli che uno può evidenziare. Questi ruoli qui sono dei ruoli che sono stati stabiliti una volta per tutti dalla logica, dalla filosofia del linguaggio, dal. Magari possono stare stabiliti una volta per tutte. Noi abbiamo fatto uno studio di tutta la letteratura e abbiamo deciso di adottarne un insieme. Quindi ci stiamo ancora lavorando, è una cosa aperta questa. Però è una cosa che stiamo facendo proprio in questo momento, sia con linguisti che con informatici, perché comunque è una cosa che richiede competenze miste. E l'idea è proprio quella, alla fine di questo progetto, che durerà ancora 4 anni, di presa una frase, ottenere una rappresentazione che è totalmente, cioè anche nella stessa lingua, è indipendente da come io ho espresso quel concetto. Io potrei dire. Per rappresentazione intendi continuo dei. Sì, questa rappresentazione. Insomma, questa rappresentazione. Sì, esatto, questa rappresentazione che sembra astrusa è in qualche modo la cosa che è più vicina a quello che era la nostra testa. Perché in qualche modo se io ti chiedessi come puoi esprimere, mi spieghi che cosa intendi per i programmatori che sono stati licenziati dal datore di lavoro, la tua rappresentazione, che non è semplicemente quello che facciamo adesso con le reti neurali, che è una sequenza di incomprensibile di caratteri analizzati, trasformati in altri caratteri, è qualcosa che puoi spiegare. Cioè se io qui ci metto delle parole, qua ci metto le parole nella tua lingua, ci metto licenziare, ci metto programmatore, eccetera, eccetera, e ti spiego quali sono i ruoli, tu in qualche modo puoi, data quella rappresentazione, puoi dirmi qual era la frase da cui è stata ottenuta, o puoi generare più frasi in realtà che esprimono quel concetto, no? Cioè io ti dico licenziare, poi chi ha licenziato, diciamo chi ha licenziato, chi è stato licenziato e dove. Da dove, no? Tu questo lo puoi esprimere in tanti modi in italiano, puoi dire il programmatore è stato licenziato, oppure il datore di lavoro ha licenziato il programmatore, oppure il licenziamento del programmatore dall'azienda. Quindi tu anche nella stessa lingua lo puoi esprimere in modi diversi. Vuol dire qualcosa? Sì, c'è una domanda, cioè tu dici la cosa più simile che noi abbiamo nella testa, no? Però noi siamo sicuri che nella testa di un cinese ci sia la stessa. E questa è un'ottima domanda. Perché c'è gente che dice no, che tu ragioni come parli, no? Cioè, questo ne parliamo l'ultima, non so quanto tempo ancora ho, però se mi date ancora 10 minuti finisco la presentazione, ho un'ultima rivista di così, parla esattamente di questo, quindi ci torniamo a questo argomento. Se nella mia testa ci sono veramente questi concetti o ci sono solo le parole. Ok. Allora, a questo punto, diciamo, gli ultimi 5-10 minuti li dedico a che cosa altro. Questo era quello che noi, questo è quello che noi abbiamo fatto e vogliamo ancora fare grazie a questi finanziamenti europei. Però in qualche modo per serendipità una serie di cose sono successe quasi inattese, nel senso che non ci siamo resi conto veramente che ci sarebbero aperte tutta una serie di opportunità. Allora, una di queste è questo Cruci, che è un gioco che stiamo per lanciare, che ha coinvolto i miei studenti del primo anno di informatica, quindi sono giovani informatici, studenti informatici, che ovviamente appena tu parli agli studenti gli dici facciamo un videogioco, ovviamente tu te li trovi tutti nella stanza per ore e ore a parlare di questi argomenti. E quindi abbiamo creato un gioco, adesso vi posso mostrare bellissimamente una demo di questo, giusto per darvi un'idea, che stiamo per lanciare, infatti venerdì vedrò agli studenti di quest'anno per testare un gioco scritto agli studenti 2 anni fa. Riesco un po' in tempo, però ci siamo arrivati. E ecco, firmato Cruci. Si vede? Sì. Allora, questo filmato dimostra un piccolo dimostrativo di come funziona il gioco. Allora, è un gioco per smartphone, attualmente funziona solo su Android, non funzionerà più anche per iPhone. Io seleziono, ora questa è una vecchia versione, però diciamo giusto per darvi un'idea di che cosa fare. Posso selezionare un livello di difficoltà, posso selezionare eventualmente anche le aree della conoscenza in cui voglio giocare, se il mio cruciverba voglio che fornisca le funzioni. Dopodiché io seleziono le mie le
definizioni delle parole che voglio completare e vengono mostrate le definizioni per quelle parole. Sembra una cosa banale, no? Però in realtà questo primo è generato automaticamente. E è generato automaticamente potenzialmente in qualsiasi lingua e con definizioni che vengono da PubMed. E può essere grande quanto vogliamo, può essere potrebbe mostrare immagini invece di definizioni, potrebbe mostrare sinonimi, quindi è veramente molto molto utile come strumento. E ci sono poi dei meccanismi di bonus, quindi insomma questo è un progetto che può andare avanti sicuramente in vari modi. Devo dire che mi ha molto entusiasmato perché è un uso totalmente inatteso, non so come è successo. È un uso totalmente inatteso di una risorsa che avevamo creato per tutt'altro scopo. Quindi, e vedete anche che una volta che si completano alcune definizioni si apre una nuova area del dolce d'erba. Quindi comunque è dinamico e secondo me è molto interessante. Quindi questa è una cosa che, su cui stiamo ancora lavorando. Oh, un'altra cosa interessante è che negli ultimi 2-3 anni ho ricevuto una grande quantità di email da aziende, enti pubblici, eccetera, che hanno visto i risultati di questo progetto e hanno detto che vogliamo fare qualcosa in cui solo quel tipo di risorsa multilingue, in cui possiamo utilizzare solo un tipo di risorsa multilingue. E l'unica di una certa dimensione, di una certa accuratezza è BubbleNet. E quindi io ho cominciato a ricevere email da grandi aziende, grandi enti, eccetera, che hanno cominciato a dire: noi sappiamo perché ci serve questo. Io non lo sapevo, questa è una cosa interessante. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto: no, noi con Sapienza non riusciamo a gestire queste richieste, però Sapienza, come molte altre università, promuove la creazione di startup e spin-off universitarie. E quindi noi abbiamo creato una startup universitaria, si chiama Babescape, che commercializza e ingegnerizza i prototipi di ricerca del mio laboratorio. E sostanzialmente l'idea è di reinvestire poi una parte importante di questi introiti nel progetto di BubbleNet e tutte le tecnologie correlate. Cosa che stiamo facendo? Quindi adesso stiamo per esempio migliorando le tecnologie di BubbleNet, stiamo migliorando, arricchendo BubbleNet con traduzioni in decine di lingue, eccetera, eccetera. E l'azienda lavora con l'Unione Europea, adesso vi mostrerò una piccola demo, con il governo italiano e anche grandi aziende, anche americane, devo dire sorprendentemente. Allora, vi mostro solo due demo di cose che abbiamo fatto con l'azienda. Uno si chiama Extrago, che è un sistema che si basa sulle tecnologie che abbiamo che ho mostrato e che cosa fa sostanzialmente? Applica la disambiguazione in qualsiasi lingua, un testo in adesso io ho un testo, non si vede, un testo del Corriere di oggi, sempre Macron, questo discorso al Parlamento Europeo, faccio un copia e incolla di questo testo, copio, e lo metto dentro l'estratto. Allora cosa fa l'estratto? Lo disambigua, si vede? Devo togliere un po' di spazzatura, magari, direzione normale, questo lo togliamo. Allora lui fa lo disambigua e cerca di estrarre i concetti fondamentali di questo testo. In questo testo di che cosa parla? Parla di politica. Chi sono le entità enciclopediche più importanti? Quindi c'è Macron, c'è l'Europa, sono in ordine di importanza. E chi sono, quali sono i concetti di cui questo testo parla? In questo testo parla principalmente di migranti, di guerra, c'è un nodo da sciogliere, democrazia, eccetera, eccetera. Vedete, queste icone sono le icone, sono le immagini dei concetti di BubbleNet. Quindi io vuol dire, io posso premere un bottone e dire, mi dici di cosa parla in inglese? Ecco, queste sono le stabilizzazioni in inglese di quelle entità e quando possibile le stabilizzazioni in inglese di quei concetti. E questa cosa mi dice anche quando, dove, chi, eccetera, posso vedere diciamo, quali sono i concetti fondamentali coinvolti in questo articolo in qualsiasi lingua di nuovo, non so, in arabo, gente che parla in arabo, ecco, di questo che è arabo, non so. Però diciamo che mi dà un'idea di
quali sono gli argomenti fondamentali di questo testo? Migrazione, guerra, Europa. E posso anche vedere quali sono i documenti di giornale più simili, più vicini a livello semantico a questo testo. Quindi questo, e questo lo sta in qualsiasi lingua. Ora, questa è la prima demo. La seconda demo è, diciamo, questo è stato, diciamo, un progetto che abbiamo iniziato con il quotidiano nazionale, che secondo me ha detto, noi questo quello che avete fatto e ci interessa molto. E noi abbiamo iniziato a lavorare a questa tematica, di estrazione di concetti chiave, da chiave da notizie. Poi è venuto un ente europeo, che è l'equivalente dell'ufficio brevetti e marchi a livello europeo, perché io voglio registrare un marchio a livello europeo, lo faccio con questo ente. Adesso vi mostro, una demo di un sistema che stiamo sviluppando per loro, che serve a comprendere, diciamo, ad aiutare gli esaminatori di questo ente a capire se io posso registrare o no un certo marchio. Allora, si vede? Okay. Allora, questo sistema, come funziona? Io metto l'identificativo di un marchio per cui è stata richiesta la registrazione, importo le informazioni, per esempio questo marchio si chiama Cera Fusion, e noi attualmente lavoriamo in 5 lingue, ma a breve lavoreremo in 23, tutte e 23 le lingue ufficiali europee. Queste sono le aree dei beni e servizi, le classi in cui è stato registrato, in cui è stata richiesta la registrazione dell'Europa di questo marchio. A questo punto io che cosa faccio? Noi sostanzialmente interpretiamo questo marchio, Cera Fusion, che era tutto attaccato, vedete? Lo interpretiamo e tra tutte le possibili diciamo tokenizzazioni, suddivisioni di questo marchio in possibili interpretazioni, attualmente in 5 lingue, ancora poi in 23, cerchiamo di capire quali sono quelle interpretazioni più probabili rispetto soprattutto alle classi in cui è stato registrato il marchio. Per esempio, qui Fusion è stato trovato correlato a livello semantico con ceramiche, prodotti chimici, eccetera. E Cera è stato trovato in italiano però, e in spagnolo, trovato collegato a altrettanti significati. E qui vedete che poi ci sono tutti gli altri significati disponibili in Babelent, ma quello più rilevante è stato portato in alto. Quindi questo strumento per loro è fondamentale, sono loro che quotidiano a dire voi avete questa risorsa fantastica e potete fare questa cosa, però l'abbiamo fatta. Ci hanno sostanzialmente imboccato dicendo queste, fateci questo strumento che a me serve veramente tantissimo, e noi siamo fieri di averlo fatto, perché è un esempio di come l'Accademia può aiutare l'industria e anche gli enti pubblici su cose totalmente inaspettate. Quindi loro sostanzialmente possono prendere qualunque marchio adesso e avere, aiutare i loro esperti, che sfortunatamente devono in ciascuna delle lingue, ovviamente ogni esperto lavora su una o due lingue, però quando lavora in 23 lingue loro hanno tantissimi esperti, non tutti magari detti allo stesso modo, e invece avere un sistema che già ti porta in alto le possibili interpretazioni, questo è un altro marchio che è Casa Pog, tra l'altro in aree strane, perché in aree è stato registrato nell'informatica, in classe dell'informatica, del software, eccetera. E noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto Casa in italiano è una impresa commerciale, non abbiamo preso casa nel senso di abitazione. Perché? Perché le classi in cui è stato registrato, quelle più correlate a livello semantico, sono organizzazione, business, management, eccetera. E quindi ho trovato il significato di casa che è più correlato a livello semantico. E Vogue abbiamo anche la rivista. Perché? Perché alla fine questo tende a richiamare la rivista, e infatti una delle classi in cui è stato registrato è magazines e newspapers. Quindi questo è esattamente quello che serve a loro, per poi capire se loro possono accettare questa registrazione. Però Casa Vogue è una rivista che parla di case, o no? Non lo so. Allora, in realtà non è quello il punto per loro, cioè... aspetta, metto la presentazione così torno lì. Cioè, a loro gli interessa sapere il nome dell'azienda, a che aree semantiche rimanda nelle varie lingue. E riportare, allora a loro interessa sapere se
Questo non importa poi cosa rappresenta, che prodotto rappresenterà quel marchio, quello che importa è quali classi vuoi proteggere quel marchio. Cioè, se io questo marchio lo voglio proteggere, magari lo uso, ci faccio una rivista, però io lo voglio proteggere nella classe dei prodotti chimici. Quello che importa è se e qual è la correlazione, cosa richiama queste parole, cosa richiamano in questa classe qui. Quindi se loro hanno registrato Casa Vogue nei magazine, nelle riviste, cosa richiama Casa Vogue nella classe delle riviste? Oppure se loro non l'hanno registrato nella classe della casa, ma l'hanno registrato nella classe delle riviste, nella classe dell'organizzazione management di business, allora quello che interessa è capire quanto sono correlati, quali parole, quali anche parti, frammenti delle parole a quelle classi, e così che un lettore in qualsiasi delle 23 lingue europee ufficiali, leggendo, vedendo quel marchio, richiami alla propria mente quel concetto. E perché loro hanno bisogno di fare questo? Perché devono determinare se questa interpretazione poi non viola determinate che loro hanno. Per esempio, non posso registrare una parola che è troppo comune nel dominio, nella classe in cui lo registro. Per esempio, posso registrare Apple nell'agricoltura, posso registrare Apple nell'informatica, perché non mi posso appropriare il concetto di mela e registrarlo, però lo posso registrare in un altro dominio dove non richiama il concetto di quella classe. Quindi ecco, allora serve questo tipo di strumento. Poi è chiaro, tutto è comunque un sistema automatico, quindi può ha un margine d'errore, però alla fine è uno strumento di ausilio, non è di sostituzione dell'esaminatore. E a questo punto gli spunti abbiamo concluso, e quindi possiamo iniziare una discussione, sono felicissimo di discutere di questi concetti, perché questi sono concetti un po' alti, nel senso che io anche in preparazione del colloquio colloquio a Bruxelles per difendere il mio secondo progetto di ERSI, lessi questo libro che si chiama The Language Hoax, di un docente della Columbia University, che spiega perché secondo lui in realtà il mondo, la visione del mondo non dipende dalla lingua che parliamo. Questo diciamo che lui illustra tutta una serie di esperimenti in cui le differenze che sono state trovate a livello sperimentale sono comunque veramente marginali. Per esempio sono questioni di velocità quasi infinitesimale nel riconoscere determinati colori, se io ho o no la parola che mi permette di discriminare alcuni colori, cose di questo genere. E io devo dire che sono contentissimo di ascoltare qualunque tipo di argomento su questo, però io tendo ad assumere questo tipo di idea, cioè che il concetto preesista alla lingua. Dopodiché è chiaro che la lingua permette di esprimere un concetto che altrimenti sarebbe davvero molto difficile da esprimere. Quindi per esempio io ho preparato, in parte ispirandomi a questo bellissimo libro Lost in Translation, in parte aggiungendo invece altri elementi, parole che sono difficili da esprimere, quantomeno con una singola parola, ma invece possono essere espressi con giri di parole in altre lingue. Per esempio, innamoramento non esiste in altre lingue, devi usare almeno due parole, tipo l'amour naissant oppure falling in love, eccetera. Ikigai, che è un concetto giapponese che sta con l'intersezione tra ciò che ti definisce, ciò in cui sei bravo e ciò che è utile al mondo, in qualche modo sei contento di svegliarti la mattina. Otsundoku, che è interessante perché sono quei libri che vanno a finire, questa è la mia interpretazione, sono i libri che vanno a finire nell'antibiblioteca di Umberto Eco, a cui tutti chiedevano: ma come fai tutti questi libri, migliaia di libri nella tua biblioteca, ma li hai letti tutti? E lui disse: no, ma io li ho letti tutti. Questa è l'antibiblioteca che serve a ricordarti che ci sono tante cose che tu non sai, e avere a disposizione questo scibile è sempre utile, perché dover accedere a queste informazioni in futuro, e quindi averle a portata è utile. Però allo stesso tempo sei consapevole che non accederai a tutte quelle informazioni sempre, e non, anzi non lo farai mai probabilmente,
però hai questa informazione, questa consapevolezza, e questo è un sul dopo. Allora, questi sono esempi di concetti specifici di una cultura, espressi con una singola parola in quella cultura, in quella lingua, e difficilmente traducibili in altre lingue. Però la mia tesi è che questi concetti siano in qualche modo delle specializzazioni di altri concetti, e quindi è vero che magari non possono essere espressi in altre lingue, però è anche vero che possiamo vederli come specializzazioni di altri concetti che invece possono essere espressi in altre lingue. Quindi diciamo il concetto che è più prossimo della mia lingua e che posso esprimere nella mia lingua a quello, oppure deve essere una composizione di concetti sofisticati. Questa è la mia visione, però sarei contento di parlarne anche con voi. E il terzo spunto, e concludo, è che, tornando quindi al discorso della traduzione automatica, l'obiettivo, attualmente noi come facciamo la traduzione automatica? Ci sono queste reti neurali che alla fine non sono altro che dei calcolatori. Ognuno di questi elementi qui è una funzione matematica, ma anche molto semplice, che combina questi input che provengono da altri nodi, da altri neuroni, e li combina, produce un risultato, e questo risultato a sua volta viene dato in input ad altri neuroni. Quindi alla fine sono dei calcoli matematici, è una funzione matematica, quindi non capisce niente, fa dei calcoli. Ecco, il nostro obiettivo è quello di trasformare queste reti neurali in, diciamo, delle reti neurali semantiche, in cui si inietta, si inserisce dentro queste reti del significato esplicito, in modo tale che uno possa anche rendere conto del perché una scelta è stata fatta. È lo stesso problema delle macchine, dei veicoli senza guidatore. Come faccio io a spiegare perché un veicolo ha ucciso un pedone? Mentre non lo chiediamo a un ubriaco, perché sappiamo che un ubriaco non ce lo sa spiegare, però una macchina pretendiamo che ci sappia spiegare perché ha ucciso, ha investito un pedone. E quindi l'idea è quella di poter inserire un significato in quello che viene fatto, in modo tale che almeno possa poi ispezionare l'output. Io parlo neurolinguistico ovviamente, perché non è questa la mia area, però sarebbe interessante anche poi a livello in generale di intelligenza artificiale. Questo è tutto, quindi cosa farete con Bacon.net stanotte? Grazie, merci. Io allora ho ascoltato con molto interesse, sono più che altro, sono segnato delle domande che poi magari potrei, ti volevo porre. E allora io sono, io lavoro, no, facciamo una cosa, no, dai, facciamo una cosa. Ma, carino, va. Allora diventa un panel, facciamo io lavoro a Radio 3, e però oltre alla radio lavoro soprattutto sulla rivista scritta, insomma, e sono editor del Tascabile, che è una rivista del approfondimento culturale della Treccani, e ho collaborato per anni con diverse riviste scientifiche o di approfondimento culturale. Quindi insomma, ascoltando la tua presentazione, mi sono venuto in mente un paio di appunto di domande, possibili ostacoli, non so come chiamarli, questi lavori qui. Cioè, prima di tutto, la lingua è un corpo dinamico, diciamo così, ci sono anche solo banalmente delle mode che seguono. Quindi io mi ricordo, ero ancora troppo giovane per lavorare nell'editoria, allora ero lettore, 20 anni fa, se c'era una cosa oscura, sommersa, indicibile, era la Carsica, ok? Forse perché era la vicinanza alla guerra in Jugoslavia, comunque tutto era carsico, era diventato. E ora è veramente difficile leggere un tipo di editoriale su Repubblica che dica carsico. Oggi è distopico, tutto molto distopico, quindi non si utilizza neanche utopia, come termine. Fino a 5 anni fa distopia non veniva utilizzato come termine, oggi è utilizzato da, L'ultimo uomo ha fatto, perché c'è qui una rivista di sport, ha fatto delle distopie, cioè è utilizzato, è abusato, probabilmente sono collane di case editrici che fanno appunto di
distopia, ormai è insomma, un termine centrale, insomma, probabilmente ci insulteremo, però facciamo. E quindi appunto oggi un articolo in distopico, va bene. Quindi questo, in generale, questo c'è, cioè l'algoritmo può in qualche modo riassorbire la dinamicità dei testi. E quindi, perché alla fine calzico potrebbe andare bene come sinonimo, come appunto distopia, è comunque il termine giusto. Però dirlo adesso ha senso, da loro fa 5 anni potrebbe non avere più senso. Lo so, facciamo anche. Certo. No, questa è una bellissima osservazione. Infatti, in realtà, la cosa più bella forse di questo tipo di lavoro è che oltre al discorso di poter vedere come nel tempo, così come con un dizionario, perché anche se io prendo un dizionario, certe parole entrano nel lessico ed escono dal lessico anche. In Babel ti posso vedere difficilmente una parola uscirà dal lessico, secondo me, perché comunque ci sarà sempre una fonte, una risorsa che la conterrà. Però quello che puoi vedere è fare una sorta di analisi diacronica dei testi e quindi dire io nel tempo vedo che questo concetto è oggi espresso con l'aggettivo distopico e ieri era espresso con l'aggettivo classico, no? E quindi questo, se tu poi queste due informazioni sei riuscito a metterle insieme in BabelNet, cioè sapendo che comunque hanno una correlazione, tu nel tempo vedi che quel concetto era espresso prima in un modo e oggi in un altro. Quindi questo è forse il grande vantaggio di questo. Mentre tu con un dizionario comunque hai comunque due parole diverse, ammesso che siano entrambe, no, nel dizionario, e però non riesci in modo immediato a vedere questa correlazione, quindi la puoi vedere, la puoi vedere anche nel tempo. Quindi secondo me è il fatto di continuare a conservare tutte queste informazioni è utile, perché tu nel tempo riesci a vedere come cambia, no? Come cambia l'uso. Un'altra cosa che mi è venuta in mente era il peso delle parole, perché ci sono traduzioni in cui è la traduzione è giusta uno a uno, cioè stavo traducendo l'altro giorno un pezzo per National Geographic, ed era ecologia, che da noi ecologia quindi è una branca della biologia, ma da noi ecologia è un termine più, cioè se dice ecologia difficilmente pensi alla scienza, pensi alle questioni di attivismo più stretta, però a dizionario aperto l'ecologia è entrambe le cose, quindi era giusta come traduzione, però alla fine non ho scritto ecologo, ho scritto biologo come l'inciso che dovevo tradurre. Quindi c'è anche questa cosa qui, c'è un peso alle parole che pure appunto a netto di questo mi sembrerebbe appunto una traduzione perfetta, non so se anche questo può essere è un elemento che può essere riassorbito dall'algoritmo. Beh sì, in qualche modo può essere riassorbito. Non è il nostro obiettivo, in questo momento non è un nostro obiettivo tradurre, è un nostro obiettivo interpretare. Però in realtà nel momento in cui noi saremo in grado, si spera, nei prossimi anni, di produrre quelle rappresentazioni semantiche di cui si parlava prima, la mia speranza è che io possa prendere un testo, diciamo una frase per semplicità, trasformarla in quella rappresentazione e poi quindi fare quello che si chiama text understanding, natural language understanding, cioè la comprensione del linguaggio. Che vuol dire la comprensione? Che io cerco solo di creare una struttura dati che rappresenta quel testo. Poi però posso andare nell'altra direzione, questa è la speranza. Io prendo quella rappresentazione, che ripeto è indipendente dalla lingua, e genero del testo, quindi natural language generation. E questo, diciamo, mettendo insieme i due passi, ho fatto la traduzione automatica, però l'ho fatta passando per una sorta di interlingua, che in realtà è oltre la lingua, no, anzi è pre-linguistica, e che quindi ti permette poi di fare la scelta più appropriata secondo quel significato. Quindi noi oggi questa cosa non la facciamo, però potenzialmente la potresti fare, cioè può darsi che in italiano il concetto di ecologia, intanto il concetto di ecologia è sicuramente come interonimo con l'ideologia, e comunque questa scelta poi la dovrebbe fare un algoritmo che traducendo e usando la semantica e avendo a disposizione un certo numero di possibili scelte scelga quello che è più appropriato in quel contesto lessico semantico, però non è oggi, non è fatto. Buonasera, Giorgio Gianotto, io mi occupo
adesso, dopo i tre cani per una decina d'anni ho lavorato in una casa di editrice che si chiama Codice, che ha usato molto il linguaggio di divulgazione scientifica, lavorando su testi e anche su eventi pubblici. Abbiamo usato spesso e volentieri un trasloco di pensiero dal punto a poco, a volte ti avvicina, forse hai già capito da sto arrivando. Due anni fa, l'anno scorso, c'è un film che si chiama Arrival, non so se l'hai visto, Arrival, un film che ho visto un paio di anni fa, non so se l'hai visto, no, o se l'hai visto. È un film in cui si immagina che a un certo punto arrivano gli alieni sul pianeta, e gli alieni devono comunicare con gli alieni, c'è un problema, gli alieni usano un linguaggio pittorico basato su dei cerchi, fondamentalmente noi siamo un caso di inglese. In realtà il gioco del film è quello di costruire un dialogo con queste figure per cercare di capire un modo di pensare, cioè a un certo punto, per farlo velocemente, il problema è saranno buoni o saranno cattivi, porteranno un'arma o meno. Strumento e arma sono due parole che entrano un po' in collisione, perché non essendo in grado di comprendere la complessità in qualche maniera semantica di una lingua, ma lavorando solo sui concetti, potrebbe crearsi un fraintendimento. E volevo chiedere se a questo punto, visto che nel film vengono chiamate equipe di scienziati per ogni paese, si parla di mettere uno strumento alto che non deve cogliere dietro, naturalmente uno. La valle, poi più seria, è sempre in questo film, perché porta avanti comunque un territorio linguistico, si arriva a chiudere con il fatto che il linguaggio in qualche maniera cambia il nostro modo di essere, in qualche maniera. Mi chiedevo se dal punto di vista dello studio della lingua che hai fatto tu, che avete fatto voi, questa tentativa di concettualizzare su diverse fonti culturali, perché del linguistico, dell'analisi logica, della grammatica, c'è un contesto culturale che racchiude tutto ciò, se effettivamente vedete se la macchina in qualche maniera suggerisce che esistano delle variazioni. Quindi parliamo con gli allievi, sì o no? E fra di noi ci capiamo sì o no, fondamentalmente. La seconda è più difficile da noi. La prima, diciamo, inizio con una mutata, e cioè qualche settimana fa mi è arrivata una mail da una fondazione legata a Elon Musk che mi ha chiesto se io voglio portare un libro sulla Luna. E mi ha detto no, perché noi stiamo portando una biblioteca sulla Luna. Veramente, incredibile. E mi ha detto io stiamo portando una biblioteca sulla Luna e io ho detto ma non credo, perché intanto perché portare una biblioteca sulla Luna? Perché non si sa mai. Esatto, perché non si sa mai, no? Cioè, mette paura, no? Mette paura che un miliardario decida di portare un biblioteca sulla Luna perché mi chiedo perché lo voglia fare, allora possiamo immaginare anche, no? Perché magari potremmo sparire tutti o comunque tanti. Ma una biblioteca in forma di libri stampati? No, una biblioteca digitale, sì. Che piazzano materialmente. Non me l'ha spiegato in dettaglio. Non me l'ha spiegato in dettaglio, sì, il concetto deve stare. Sulla Luna, perché sulla Luna si può preservare, su Marte per ora penso che sia un po' più problematico, esatto. Allora questo è un po' per scherzare, l'ho detto perché mi sono divertito molto, mi ha dato un po', mi ha preoccupato, però diciamo che per certi versi potrebbe aiutare, perché in qualche modo aiuta sicuramente a mettere in relazione concetti ed altri concetti, quindi forse in parte anche a contestualizzare lo strumento secondo il contesto in cui poi questo strumento viene utilizzato o viene proposto. Più di questo onestamente non mi esprimo perché non ho affrontato il problema delle lingue aliene, quindi però sono aperto a suggerimenti. Per ora stiamo pensando di mandare Babbo anche sulla Luna. Per la seconda questione, se ci aiuta a capirci, anche qui devo dire non ho particolari commenti, nel senso che l'unica cosa che mi viene in mente è che cioè la cosa più vicina che abbiamo fatto è prendere testi, anche semplicemente articoli di giornale, ma testi comunque che parlano della stessa cosa, espressi da persone diverse, in modi diversi, anche nella stessa lingua, e studiare la varietà sia concettuale sia lessicale di questi testi. Chiaramente lessicale si dovrebbe abbastanza fatto, perché io vedo come si distribuiscono l'uso delle parole. Una volta che ho lemmatizzato questi testi, ho portato le forme flesse a lemmi, poi diciamo ero messo di contare e fare delle statistiche. Però invece il livello semantico è interessante, perché uno può vedere che un lessico più ricco può esprimere gli stessi concetti, quindi magari con più parole posso esprimere comunque concetti analoghi a quelli che potrei esprimere con parole più semplici, ma anche
concetti che invece non potrei esprimere. E quindi questa è la cosa che abbiamo studiato, abbiamo visto come una cosa molto interessante, perché ti permette di analizzare anche registri diversi, vedere come le persone diverse con culture diverse possono esprimere concetti simili. Però poi sul fatto se aiuti o no a comprendersi meglio, onestamente non ho in questo momento di essere liberare informazioni che ho. Però sembra una cosa molto interessante, non so se ci fosse uno spunto. No, non ho capito. Allora, non ho capito quando hai parlato dei registri, cioè a me sembrava continuare a non essermi chiaro, ma perché non ci sto dentro evidentemente, faccio la traduttrice letteraria, io lavoro in una casa editrice come editor, ma mi sembrava che qua il punto fosse risalire da delle sequenze di lettere a dei concetti, quindi tipo programmatore, licenziare, azienda, però poi licenziare se è mandare a casa, se è terminare il rapporto, se è licenziare, se è sospendere dal servizio o tutti i modi in cui si può dire che uno non lavora più per un'altra azienda, queste sfumature che sono fondamentali al fine di tradurre un testo, per come in particolare un testo letterario, insomma, ma forse anche semplicemente un discorso di qualcuno in un'altra lingua, questo tipo di appunto di sfumature, anche di registro, insomma, come in inglese si può dire make redundant o fire, e magari una più di livello alto, una più di livello basso, tutto questo Babelnet lo capisce, cioè ci sono anche degli indicatori se le parole sono di uso comune, di uso più letterario, di uso che ne so, si usano al nord o al sud o cose del genere? Allora, questo dipende dalle fonti che noi integriamo. Quindi quando noi integriamo dictionary come integriamo, adesso devo dire una cosa che non ho menzionato, è che per l'ente europeo di brevetti, si chiama IAWIPO, che sta per EU Intellectual Property Office, stiamo lavorando a un collegamento di Babelnet a dizionari professionali, quindi non so, dizionari che si vendono anche in libreria, nelle varie lingue. Perché? E faccio la prendo un po' da lontano. Perché? Perché l'esaminatore di EUIPO ha bisogno, nel momento in cui ricetta la domanda di registrazione, ha bisogno di scrivere una lettera in cui spiega a chi ha fatto la domanda perché quella denominazione viola determinate regole e quale significato viene evocato da una parola o da una parola nascosta all'interno della denominazione in una delle lingue, delle 23 lingue europee. Ora, per fare questo loro hanno bisogno di una definizione professionale, definizione prestigiosa, di un dizionario che tutti conosciamo, che tutti conoscono, piuttosto che di una fonte aperta, in inglese direbbe crowdsourced, quindi diciamo in cui contribuiscono migliaia di persone, come Wikipedia, Wikipedia, eccetera, che sono comunque autorevoli, ma meno autorevoli. Esatto, non sono l'Oxford Dictionary. Ora, scusami, questo per rifiutare il nome di una cosa, cioè se io voglio brevettare una cosa e se la chiamo, non so, cazzo travel, loro mi dicono no perché cazzo vuol dire pene in italiano. Esatto. Questa cosa qui è sostanzialmente. Esatto. E però vogliono che questa cosa sia sancita dall'Oxford English Dictionary e non da Wikipedia. Esattamente. Quindi per loro è sufficiente Wikipedia, però per poi giustificarlo all'esterno l'ente preferisce farlo con una fonte autorevole. E quindi, no, però hai fatto un esempio perfetto, perché i termini offensivi non sono, violano le regole di registrazione, come potete immaginare. E quindi noi per esempio stiamo facendo un lavoro di etichettatura dei concetti di Babelnet, tra gli altri lavori, per termini che sono offensivi, che sono violenti, che sono potenzialmente offensivi, per esempio per questioni religiose e cose del genere. E questo, quindi, questo mi porta appunto, nel momento in cui noi collegheremo, si spera, questo dipende da
dagli editori, la disponibilità degli editori di fornire in licenza a Eurico e a noi come tramite queste fonti, e stiamo già in contatto con vari editori. Noi possiamo poi recuperare quelle informazioni che sono disponibili nelle varie accezioni, tutte le marche d'uso, le etichette che vengono fornite ai dizionari, e legarle a quell'accezione specifica si trova il padre di quella lingua. E quindi a quel punto tu puoi dire: questo è un uso formale, questo è un uso volgare, questo, se queste informazioni sono disponibili in un dizionario, puoi portare dentro. Però se per esempio attualmente qual è la parte più ampia lessicografica, viene da Wiktionary e da alcune WordNet disponibili in varie lingue, e da loro stiamo facendo noi stessi a livello lessicografico. Quindi se queste funzioni non sono disponibili in queste fonti aperte, finché non avremo fatto questo collegamento, e comunque quel collegamento sarà dato in licenza esclusivamente a uno o n clienti, queste informazioni non ci saranno. Quindi devi immettere i dati di un dizionario in cui accanto a ogni lemma ci sia scritto magari arcaico, oppure arcaico, oppure regionale, oppure volgare. Queste queste etichette tu le porteresti che su Wikipedia non ci stanno, sistematiche, invece quando tu le tiri dentro da un dizionario poi ti valgono per tutti, ok? Sì, no, so, è una cosa molto strana, perché per me che faccio la traduttrice, la parte semantica è una parte, cioè la trasmissione, cioè nel tradurre un testo io traduco dall'inglese americano all'italiano, il significato della parola è solo una delle tante cose che prendo in considerazione, perché per un traduttore letterario ci sono appunto la questione del registro è fondamentale, quindi non capisco soltanto di che cosa si parla, ma devo capire anche se appunto sto usando dei termini formali o dei termini colloquiali, e inoltre c'è quelle parole l'autore a volte può averle scelte perché magari rimandano, cioè una citazione da Shakespeare, che ne so, una certa parola rimanda a un corpus letterario, oppure c'è il valore fonico delle parole che possono essere accostate perché l'autore voleva dare un effetto di allitterazione, e quindi tu devi a volte, anzi nella traduzione a volte ci sono dei casi in cui tu non devi rispettare il significato, ma devi rispettare più il valore del suono, oppure se c'è un punto in cui si sente che il ritmo è molto serrato, tu devi cercare di non fare una frase lunga tre righe, chiaramente dove l'inglese era una frase di mezza riga, e quindi tutte queste ulteriori cosa a cui fare caso, che non sono solo il significato, ovviamente nella traduzione letteraria sono fondamentali ed esulano, anche perché tu hai detto che non è uno strumento per tradurre al momento la cosa, è uno strumento per interpretare. Però il punto è che la cosa, io infatti quando sono andata a usare BabelNet a casa prima di venire qua, dicevo: ma non traduce, cioè mi spiega di che cosa parla questa frase, ma non mi fa una traduzione. Però è anche vero che in questa maniera, se io inserisco un testo in finlandese, che non ho proprio la più pallida idea di cosa sia, quantomeno io da, come dire, un puro utente mi rendo conto di qual è il punto sostanziale, però mi rendo conto che parla di immigrazione, Mediterraneo, autunno, morti, però poi da lì, cioè mi sembra che, non lo so, cioè, no, capisco che tu stai insegnando una macchina a capire, che è una cosa fuori dalla grazia di Dio, cioè non lo saprei manco definire come fa il mio cervello, però sì, non lo so. No, su questo posso sicuramente commentare. Allora, ti ripeto, il mio obiettivo non è mai stato voi tradurre. Sono d'accordo sul fatto che in ogni caso, se io prendo un traduttore automatico di quelli disponibili online, anche lì mi fa una scelta. E quella scelta è dettata dai testi che lui ha visto, non c'è una scelta che uno può fare l'altro autore umano, quindi dipende da tanti altri fattori. Quindi anche se io anche trasformassi questo oggetto in un traduttore automatico, probabilmente avrei molta più flessibilità, perché potrei usare quelle informazioni concettuali per fare le scelte più appropriate, ma anche lessicali, cioè quelle lessicali e quelle concettuali per poi fare le scelte più appropriate. In
questo momento non ce ne stiamo occupando, ma stiamo iniziando ad occuparcene, perché questa cosa della traduzione neurale, la traduzione neurale che adesso è stata messa in piedi anche su Google Translate, ad esempio Dico, non so se sta funzionando molto molto bene. Cioè io, per esempio, perché impara da sé, non devi fare poco e niente, no? Cioè devi dare questi testi, addirittura adesso sono degli studi recentissimi con cui lui impara addirittura testi monolingue. Cioè io prendo testo in italiano, tanti testi in italiano, tanti testi in inglese e bene o male riesce a imparare a tradurli. Ora, mettendo magari pochi esempi di traduzione da liberale, che sono diversi. E quindi è un campo aperto e con enormi sviluppi. Cioè, i miglioramenti in questo campo sono enormi, cioè in pochissimi anni sono stati dei miglioramenti pazzeschi. Quindi mi interessa anche in quella direzione, però non è una cosa che sa. Però sicuramente il punto qual è? Se non fai questo, l'unica cosa è elaborare sequenze di caratteri. E io a me mi interessa, quindi. Però sono d'accordo con te, nel senso che oggi come oggi questo strumento per l'umano forse è più utile come dizionario multilingue che come disambiguatore, perché il disambiguatore a un traduttore non serve. Gli può essere più utile invece magari quello che noi facciamo per Euipo, cioè che lui ti trova tutte le accezioni, anche quelle più recondite, più rare, di una certa parola che magari non trovi neanche su un dizionario specializzato. Magari trovi la traduzione in termini di dominio. Come si traduce machine learning in italiano? Apprendimento automatico, che se non te l'ha detto nessuno non lo saprai mai. Perché non è la traduzione letterale di machine learning, no? Però il termine che si usa nella scienza è apprendimento automatico, quindi questa cosa la può dire solo un dizionario specifico del dominio, oppure traduttore automatico. Però traduttore non sai mai, perché non è una fonte autorevole, no? Sì, non so se sei a conoscenza dell'esistenza di questo piccolo, di questo librettino che ha curato una mia amica un paio di anni fa, in cui lei ha fatto tradurre le poesie di Emily Dickinson a un traduttore automatico. E mi ha chiesto di scrivere la postazione a questa sua impresa ed era curioso le poesie, quindi aveva usato vari traduttori, insomma quello di Google ma anche altri, insomma traduttori automatici. Chiaramente, diciamo, per un 50% la cosa della, cioè il traduttore riusciva sostanzialmente a riprodurre qualche cosa, però ovviamente c'erano anche degli sbalzi lessicali enormi e tipicamente i più grandi svarioni che il traduttore automatico prendeva erano tutti in direzione, cioè dei termini che erano, mi viene in mente uno, il termine nuts, che era una poesia che parlava di un bosco, natura, non so che cosa, quindi queste erano noci, nocciole, era invece tradotto come dado, bullone, una cosa del genere. Molto spesso quando c'erano espressioni riferite al mondo naturale oppure una roba mezza lirica, insomma un po' poetica, veniva tutto riportato a un linguaggio che era tendenzialmente ingegneristico, come se il traduttore automatico conoscesse, per dire, più la lingua dei maschi nerd che la lingua di una poetessa ovviamente dell'Ottocento, perché veniva fuori ovviamente dal database su cui questi traduttori automatici si basano. E mi sembra che però invece un sistema di questo tipo ovvi benissimo a questa cosa qui, perché appunto siccome c'è tutto intorno a un singolo termine c'è una rete di collegamenti molto vasta, insomma già mi sembra che un traduttore automatico del corpo, cioè che sia in grado di fare questa operazione di comprensione dei concetti semantici con Babbage, già c'è più intelligente, non so come ti capisce meglio. No, certo, aggiungo solo un'informazione, che questi traduttori automatici, poiché si fondano su corpora bilingui e la disponibilità è limitata, perché quanti, oltre se togliamo il progetto Google Books di digitalizzazione di tutti i libri pubblicati negli ultimi 100 anni, in realtà i testi disponibili in più lingue sono principalmente atti parlamentari e quindi questo li porta a essere molto tecnici. Quindi, che è la ragione per cui Google Translate funziona bene sui testi tecnici. Se gli do un testo tecnico lo traduce bene, se gli do un testo letterario lo traduce male, perché giustamente non è, intanto perché intanto sono più creativi quei testi, quindi comunque è più difficile collegare le sequenze di parole, e poi perché non ci sono tanti testi a fronte, quindi è difficile poi tradurre. E comunque sarebbe difficile, perché richiederebbe sicuramente una sensibilità maggiore, perché un testo tecnico, voglio dire, se uso un termine tecnico va bene così, insomma.
stavamo abbandonando la traduzione prima, no? Come, e uno dei tuoi progetti che era Extrago, sì, che era dedicato all'estrazione dei concetti, da quello che ho capito c'è un testo che vengono estratti di 2 o 3 parole chiave, e questo è già disponibile, già funziona, quindi fondamentalmente non traduce. Traduce i concetti. Però per esempio vuol dire che siamo a tanto così dall'avere uno strumento, un algoritmo, una macchina, insomma, qualcosa che per esempio dai un comunicato stampa e può scrivere il famoso articolo mescolato. Beh, sarebbe la morte del 50% del giornalismo italiano. In realtà già esistono questi algoritmi non semantici, cioè ci sono algoritmi di apprendimento automatico che per esempio commentano i risultati delle partite, o sono dei trafiletti che pubblicano, almeno i giornali americani lo fanno questo, non so, in Italia non lo so. È già affidato a... Sì, sì, ma anche insomma, notizie finanziarie, queste cose vengono generate automaticamente da algoritmi di apprendimento automatico, sulla base dei dati che vengono. Chiaro, perché il problema qual è? Che se l'input è combinatorio, è prevedibile in qualche modo, cioè se non dobbiamo parlare di sentimenti per dire, per esempio, allora diciamo le possibilità alla fine si tende a, è come una partita, commentare una partita potrebbe essere fatta con un algoritmo se vogliamo, anche se magari non ci piacerebbe, no? Però alla fine... ma FIFA lo fa, no? C'è il commento, giusto? Esatto, però non ci piacerebbe, no, oggi vedere una partita dal vivo, commentata dal profilo. Però in futuro non mi stupirebbe, perché comunque è una cosa in cui quante possibilità ci sono, no? Che, cioè tante, però sono un numero comunque che posso prevedere in qualche modo. Mentre invece in un testo aperto è chiaramente più difficile, quindi generare sicuramente un comunicato stampa è comunque delicato e andrebbe richiederebbe comunque una supervisione di un umano, però è sicuramente la direzione in cui si sta andando. Che la sostituzione dei giornalisti italiani con le macchine sarebbe positiva comunque. Sentire più spontaneo. Anche macchine che taccio, anche macchine che taccio. No, senti, una cosa che mi viene in mente prima, quando faceva l'esempio della parola licenziato, ogni linguaggio porta anche i rapporti di potere con le persone, no? Le licenziate sono quelle parole in cui intanto si cade l'incidente, nel senso che io mi sono licenziato e tecnicamente sbagliato, perché il datore di lavoro che licenzia, puoi dimetterti, è un atto. Il linguaggio parlato, l'ideologia dominante nel rapporto di forza che è quella che viviamo tutti i giorni, spesso e volentieri si sente dire che sono licenziato. Nel momento in cui questa cosa si è inserita nel linguaggio parlato, la usiamo, l'abbiamo accettata la nostra, nel momento in cui questo incidente ci sia, non lo so, all'interno di una causa, all'interno di una testimonianza, è in grado di, nel contesto, di capire se è stata un'azione, cioè chi vuole che è cattivo fondamentalmente, o se. Se è un disagio linguistico in cui si espressa un'azione semplicemente, cioè si sente un rapporto di lavoro senza che ci sia un soggetto attivo o passivo, o ricostruisce anche questa cosa in qualche modo. Nel momento in cui Wagner dovesse analizzare una frase in cui c'è scritto io mi sono licenziato, è in grado di capire che in realtà questo gesto è diverso dal licenziamento in senso tecnico, cioè da una parte c'è un datore di lavoro che ti licenzia, dall'altra ci sei più che sei dimesso. Se crea fortemente, in quell'occasione può essere compreso nei passaggi linguistici. Babbene, tu riesci a analizzare queste cose? In parte è possibile, sì, perché io mi aspetto che licenziarsi in uso riflessivo sia lessicalizzato in un altro concetto rispetto a quello di licenziare, e quindi almeno sto parlando a livello puramente lessicale adesso, però diciamo che in parte dovrebbe essere, sì, dovrebbe essere così. Però poi andare, se invece vuoi veramente capire qual è il livello, il sentimento per esempio espresso da un determinato uso di una parola, allora lì ti devi spostare su un ambito di sentiment analysis, l'analisi del sentimento che si può fare, e noi stiamo facendo sempre l'elo semantico, ma lo puoi fare anche l'elo lessicale, quindi puoi dire in questa frase, con questo testo, quanto è forte il sentimento negativo, positivo, però quello puoi fare sia per la parola, per la frase, per il testo, eccetera, eccetera. Volevo invece aggiungere una cosa, come si diceva prima, e cioè una delle cose che mi affascina di più di della direzione di Extrago è che io potrei, se io fossi un editore globale, per esempio, io potrei, oppure se io volessi fare la rassegna stampa del mondo, io potrei prendere centinaia di notizie sullo stesso argomento pubblicate, articoli pubblicati sulla stessa notizia, sullo stesso argomento da centinaia di giornali diversi nel mondo, in lingue diverse,
nella stessa lingua e in lingue diverse, e vedere quali sono gli interessi di ciascun quotidiano, di ciascun autore, di ciascun paese, perché poi per un paese magari è più interessante un certo aspetto, per un paese oppure per un giornale di un certo tipo è più interessante un aspetto più che un altro. E quindi questo sarebbe veramente bellissimo, cioè ascoltare questo strumento per vedere, creare una sorta di, in termini inglesi, di pannello di controllo, dashboard, pannello di controllo che mi fa vedere lo stesso evento da un punto di vista mia scelta, che può essere la lingua, la cultura, il giornale, l'autore, eccetera, eccetera. Sarebbe bello vedere cosa emergerebbe da questa analisi. Quindi questo è un bel farlo, però è difficile perché avere a disposizione tutte queste fonti. Però la questione è solo di fonti. La questione è quasi solo di, in realtà non solo di fonti, ma anche di ricchezza di BabelNet nel lessico di quelle lingue. Perché poi chiaramente io adesso parlando in generale concludo, ma in realtà noi abbiamo una copertura delle lingue che varia anche considerevolmente. Quindi non so, adesso stiamo arricchendo lingue importanti come il cinese, come il coreano, il giapponese, l'arabo, che sono meno coperte di lingue europee per via del fatto che fonti aperte non sono della stessa dimensione di quelle. Quindi questo è importante, altrimenti non riesce a trattare con quei testi. Non solo, ma in realtà c'è un altro passo che non ho menzionato, e cioè tutta l'analisi linguistica. Prima di arrivare all'euro semantico, devi fare un'analisi linguistica che è specifica della lingua. Cioè devo suddividere, sembra banale, no? Ma devo già suddividere un testo in token, in parole. In lingua europea è banale, in cinese no, perché non ci sono gli spazi. Quindi capire quale sequenza di ideogrammi costituisce una parola, e noi consideriamo una parola, non è ovvio, perché potrei dividere quel testo in modi differenti. Gli spazi sono una mano. Quindi per dire, quindi che io tante volte, per arrivare all'analisi semantica, che per noi è quasi indipendente dalla lingua, perché sono stringhe che troviamo in BabelNet, io devo prima tokenizzare, poi fare un'analisi morfologica e trasformare la forma flessa nel suo lemma, fare un'analisi grammaticale, quindi dire questo è un nome, questo è un verbo, questo è un aggettivo, e poi fare se possibile un'analisi sintattica. Tutto questo dipende dalla lingua, e poi fare un'analisi semantica che, se vogliamo, ci proietta nel mondo alinguistico o prelinguistico. Però questa cosa qua per lì, cioè come dire, insegnare a una macchina che degli sono tutte preposizioni, mentre tutte le voci del verbo vietare sono tutte, questa cosa qui per l'italiano è già stata fatta, cioè nel senso sono cose che sono già state fatte, io mi immagino, cioè sono strumenti che già esistono, o ogni volta bisogna, cioè immaginavo io che ne so, ci fosse un, non so come posso dire, un programma che insegna al computer a distinguere un verbo da un sostantivo, per dire, un programma, tipo un software, una sequenza di comandi, non so, qualcosa del genere, una libreria che si innesta o cose del genere. Invece è un lavoro che va per ogni, ancora fatto tanto. Allora, posso rispondere con esattezza. Parliamo dell'italiano, ma in realtà questo vale per la maggior parte delle altre lingue. Se escludiamo gli ultimissimi anni, ma veramente parliamo di 3, 4, forse 5 anni, in ogni lingua c'erano dei gap enormi, delle mancanze enormi di disponibilità, anche solo per scopi scientifici, di determinati strumenti. Cioè, per esempio, 5 anni fa, se io avessi voluto fare un'analisi grammaticale di un testo in italiano, non avrei avuto uno strumento gratuito disponibile in Italia. Ce n'erano disponibili, per esempio, dalla Germania o da altri paesi, ma non in Italia, e comunque non di alta qualità. Oggi, per varie questioni, per uno sforzo anche promosso da Google di unificare, per esempio nel caso dell'analisi grammaticale, l'inventario delle etichette da associare alle parole, che sembra banale, no? Dice, quando si posta un nome, questo è un aggettivo, sempre dice, ma è ovvio quali sono le etichette da associare all'elo grammaticale. Non è ovvio, perché ci sono lingue dove, per esempio, esistono le postposizioni, dove esistono delle particelle che in altre lingue non esistono, e quindi devi decidere quali
se vuoi unificarlo devi creare quelli che hanno chiamato gli universal parlous speech tags, cioè le etichette universali di livello grammaticale delle parti del discorso. È stato fatto ed è un lavoro che è stato... Però stai dicendo parti del discorso, non analisi grammaticale, non analisi logica. Adesso parlo di analisi grammaticale, adesso ho fatto anche su analisi logica. Quindi su analisi logica è stato fatto uno sforzo di identificare le relazioni sintattiche che legano le componenti della frase in modo tale che le relazioni siano le stesse in tutte le lingue. Facendo delle semplificazioni ovviamente, facendo delle enormi semplificazioni, però alla fine il soggetto è il soggetto, il completo oggetto è per dirla in soldoni, no? Semplifichi chiaramente, però in questo modo metti a fattor comune delle informazioni che vengono da lingue diverse. E questa è una cosa recentissima, cioè stiamo parlando di pochissimi anni. Quindi da pochissimi anni ci sono queste etichette universali e grazie a queste etichette sono state messe a disposizione, sono state unificati corpora, corpus che erano disponibili in precedenza e proprio etichettati ognuno con le proprie etichette e sono disponibili anche con uno sforzo di distribuzione, di popolarizzazione di questi corpora. Adesso io posso addestrare il sistema apprendente automatico e fare un'analisi grammaticale e anche un'analisi sintattica in decine di lingue, più o meno tutte con la stessa prestazione, cosa che non era possibile 5 anni fa. Quindi sono cose che sono note solo a livello, diciamo, della comunità, no? Però se tu un giorno lo chiedessi, ti direi, guarda, oggi lo puoi fare l'analisi, non hai bisogno di andare da un'azienda ad acquistare un software, cioè in realtà devi sapere qualcuno che sappia usare quegli strumenti. Però, diciamo, uno che ha quella disponibilità non ha bisogno di andare da un'azienda a acquistare un software. Quindi comunque un mio studente di elaborazione di linguaggio naturale lo potrebbe fare, ad esempio. Quindi ecco, in questo senso sembra una cosa banale, diciamo, ma 20 anni fa non c'erano strumenti del genere. C'erano, funzionavano meno bene, non erano disponibili da chiunque. Oggi sì, perché comunque sono nel pubblico dominio. Innanzitutto complimenti, bellissima presentazione, bellissimi diversi. Grazie. E allora, più che una domanda, una battuta e una provocazione. E la battuta è che Thomas e Mario, che giocano in Baymore, io ho pensato subito a Mario Mandzukic. E anche lui è giovane per il modo, e quindi una versione molto più semplice della domanda che prima ha fatto lei, che ci sono effettivamente delle frasi che sono intrinsecamente ambigue. Poi la provocazione, abbiamo visto, ci sono difficoltà nella traduzione perché ci sono milioni di cose da tenere in considerazione, registro, eccetera, eccetera. E invece lui ti faceva notare come si potrebbe partire da un comunicato stampa, generare un articolo, eccetera, eccetera. Se combiniamo le cose e facciamo fare alla macchina, diciamo, una specie di processo creativo, gli diamo una serie di frasi, di azioni molto semplici, che poi lasciamo fare lei, puoi immaginare di generare, non so, un racconto? Un film. Ho visto un cortometraggio di qualche minuto con un copione scritto da un'intelligenza artificiale. Totalmente scritto da un'intelligenza artificiale. Sì, si può fare. Sì. Puoi immaginare di fare un libro a quattro mani, a due mani con un po' di tipo. Sì, potresti immaginare di farlo. Allora, su Thomas e Mario è una provocazione, però comunque alla fine in un sistema di disambiguazione tu in teoria non dovresti mai scegliere, dovresti solo elencare i potenziali significati in ordine di probabilità. Infatti, però alla fine scegli perché comunque l'utente vuole una scelta, no? Però io in realtà sotto ho una probabilità che ci sia quel Thomas, quell'altro Thomas, cioè a decrescere fino a essere improbabilissimo. Per quanto riguarda invece il romanzo a quattro mani, secondo me sono dei giocattoli, cioè nel senso, se vuoi un giocattolo si può assolutamente fare. Io addirittura potrei fare un sistema che genera testo quanto ne voglio,
dando un input iniziale, diciamo, non casuale, sì, un po' casuale, però un po' realistico, no? Cioè realistico nel senso che sfrutta il testo, quindi se lui può osservare, analizzare miliardi di parole in sequenza, lui può usare quelle probabilità per generare un nuovo testo, magari in un determinato dominio, in un determinato campo. E quindi, però è un testo in cui non c'è una vera struttura sottostante. È una la struttura magari è quella della si può fare, in forme limitate si può fare, però lui non sta capendo comunque niente. Certo. Questo è tutto. Quindi se noi accettiamo questo, sì, si può assolutamente fare. Io sono una domanda, i riassunti, cioè noi tiriamo fuori da un articolo le parole con un concetto, ma no? Poi se li mettiamo dentro un libro, alla fine queste parole con concetti sono troppe, nel senso che è chiaro che ogni parola ha un concetto, però in realtà alla fine del capitolo tu hai imparato una cosa, no? Per cui se tu riuscissi a fare un riassunto potresti leggere molto più velocemente i libri che non lo fa. Diciamo, Microsoft Word ha una funzione summary, che non so come... Neanche io non ho mai utilizzato le dati. Allora... Però lo fa, cioè nel senso c'è chi ci si è messo per la prodotta, sì. Però chi tira fuori il concetto? No. Cioè tira fuori le frasi più importanti, sì, diciamo, esatto. Insomma, tira fuori le frasi cardine dal testo, sì, questo esatto, questo è il tipo di riassunto più semplice da fare, cioè identificare le frasi, provare a comprimere il testo sfrondando tutte le frasi utili e selezionando solo quelle frasi chiave che io devo, che mi servono per capire più o meno di che parla il testo. Questo è il tipo di riassunto automatico che è più facile ottenere, per quanto comunque con un margine di errore, perché è un sistema automatico, e comunque non sta capendo. Cioè lui cerca solo di capire quali sono le frasi più peculiari di quel testo, più rappresentative, ma non è che capisce di cosa parla. Quindi si potrebbe provare a utilizzare questo sistema di estrazione di concetti per poi... questo si potrebbe fare, sì. Infatti, se ti ricordi, era una delle cose che volevo provare, no? Cioè, infatti adesso che abbiamo questo sistema è più facile provare a prendere un libro, analizzarlo capitolo per capitolo, vedere quali concetti vengono estratti e poi provare a aggregare queste informazioni in qualche modo per fornire, aiutare una ricerca nei testi. O comunque il discorso di riassunto è più difficile perché tu poi lo vuoi esprimere con le parole, no? Se lo riassumi con i concetti, sì, sicuramente è più facile, sì. Diciamo, ma non so se vi vuole sentite? No, no, per il microfono, dai. Grazie. Soprattutto queste ultime risposte. Allora, spesso questo concetto di capire, non capire, tipo questa traduzione oppure questo algoritmo che scrive. E volevo capire un attimo cosa intendi. Cioè, quello che abbiamo visto è principalmente capire che più parole afferiscono al concetto e le relazioni, quindi abbiamo visto nodi e relazioni tra questi nodi. C'è qualcosa di più che già vedi in questo, anche in prospettiva? Cioè, che è la struttura della struttura semantica? Sì, a livello di quello che vorresti nel tuo sviluppo, cioè è un grafo nodi e relazioni? O... Perché se no, in questo senso capire mi sembra un po' esagerato come termine. O vedi già qualcosa di più che giustifica di più? Grazie. Allora però capire che quella è una cosa tipo, cioè che la macchina capisca che si sta parlando di una cosa della natura invece che di una cosa costruita dall'uomo, già mi sembra ha capito, insomma, non lo so, se distingue il nat nocciola dal nat bullone, già. Cioè non sa a che serve un bullone, però io però fino a qua mi interessa anche a me sapere la risposta. Così, insomma, per me già capisce, però insomma, meglio io. No, la cosa è molto interessante perché adesso io ho preso nel mio gruppo quattro linguisti, laureati in linguistica da noi alla Sapienza, che stanno facendo il dottorato con me proprio per esplorare queste direzioni.
attenzione, cioè dal punto di vista computazionale a me è chiaro che ci sono delle strutture interessanti, per esempio ci sono delle problematiche non banali che non ho menzionato minimamente, per esempio di granularità ad esempio di dati, cioè nei dizionari il lessicografo non si preoccupa del fatto che magari gli interessa distinguere tra accezioni molto sottili tra loro, tipo non so, l'atto, il lavoro rispetto a, non so, ecco, il frutto rispetto alla pianta, no? Quando tu in inglese dici apple, cioè che si porge, cioè, c'è il significato di frutto e il significato di pianta, o qui il salmone, cioè tu mangi il salmone è un cibo, se il salmone è un animale, no? E tante volte trovi due significati, cioè uno dice l'animale, uno dice il cibo, la carne del salmone, la carne del pesce del salmone. Da queste distinzioni, che sono attualmente magari in Babel due nodi separati, e non è detto ci sia una nozione di correlazione tra questi due, per esempio in polisemia regolare, sistematica tra i due, andrebbero invece codificati esplicitamente, per esempio creando dei iperarchi o dei cluster di nodi, in cui quei concetti che sono correlati a livello del linguaggio, da una correlazione o qualche tipo di legame, siano messi insieme esplicitando anche la relazione che lega, quindi per esempio il cibo con l'animale, no? Ma anche, non so, il lavoro col ruolo, con il giornalaio, no? Il giornalaio è sia il fatto del giornalaio, la persona, il lavoro che lui svolge, oppure addirittura il chiosco. Quindi ecco, queste informazioni attualmente non sono disponibili, quindi metterle in relazione aiuta sia perché avere una conoscenza più grossolana, meno raffinata, ti semplifica il compito di individuare, perché tu dici, vabbè, non mi interessa distinguere tra queste accezioni. Poi dopo, se poi veramente vuoi distinguere, lo farai in una sede, in un'altra sede in cui puoi scegliere quelle accezioni. Quindi in questo senso. Però con i linguisti stiamo lavorando anche a identificare, ad esempio, dei concetti fondamentali, a dire questi sono i concetti fondamentali, questi invece sono concetti in qualche modo più sofisticati, meno utilizzati, eccetera, eccetera. Stiamo lavorando a un inventario di tutti i significati verbali e dei loro ruoli semantici, che è la cosa che un po' ho menzionato prima, che possono avere. Quindi, per esempio, il gruppo di concetti verbali che esprimono lo spostamento, il gruppo di concetti verbali che esprimono il, non so, la vendita. Non c'è un unico concetto verbale, no? Ce ne sono vari, per esempio la vendita, c'è mettere all'asta, c'è vendere, c'è scontare, c'è tutto quello che sono tutti concetti correlati che tipicamente hanno gli stessi ruoli verso altri concetti nominali, c'è il venditore, c'è il compratore, cioè, però queste cose non sono esplicite in nessun dizionario, quasi nessun dizionario, e non in modo sistematico comunque, e non in modo computazionale. Quindi noi lo stiamo rendendo computazionale, quindi in futuro avremo delle sovrastrutture che forniranno tutte queste informazioni. Scusa, brevemente, certo. Riguardo gli esempi di Barbiera e Simone, sì. Il fatto che queste relazioni in alcune lingue sono molto chiare, molto chiare, questo vi aiuta, non so, anche nel punto di partenza, non l'avete utilizzato, cioè credete che possa aiutare? No, aspetta, cioè il fatto che per esempio in inglese sia la stessa parola, in italiano no? Sì, perché per esempio in italiano magari in italiano hanno una parola, esatto, per la carne dell'animale, in inglese, esatto, è una parola diversa. E questo è quello che stiamo facendo proprio adesso, cioè noi stiamo analizzando, però per fare questo prima devi avere tutto il lessico dentro PubMed, cosa che è uno sforzo che sta facendo la startup, perché se tu integri solo fonti aperte non sei garantito, non è il dizionario Treccani che contiene sostanzialmente tutto lo scibile lessicografico disponibile oggi e nel passato, tu hai Wiktionary e Wiktionary non è Treccani, quindi come non è Devotoli, quindi comunque non hai la copertura al 100%. Quindi noi che cosa abbiamo detto? Prima di fare questo studio aumentiamo la copertura e quindi abbiamo una startup coinvolta una serie di linguisti che si vogliono per tradurre i synset di PubMed in una decina di lingue per avere una copertura ampia.
A quel punto puoi fare quello studio e dire quali sono le polisemie sistematiche regolari che legano coppie di concetti che in alcune lingue condividono lo stesso lemma e in altre lingue no. Magari scopri informazioni che non stiamo per fare, perché siamo pronti per farlo, scopri che per esempio in italiano tante volte il frutto e la pianta sono sì, hanno lo stesso stemma, ma non hanno, ma hanno una flessione diversa, come dici melo mela, pero pera, no? E quindi questo è quello che stiamo per fare, cioè cercheremo di vedere tutte quelle coppie di concetti legati da qualche relazione, in una qualche, almeno in una lingua. E una cosa ancora più interessante sarà vedere la distanza tra le lingue tramite proprio questo tipo di polisemie regolari, cioè su larga scala vedere quanto le lingue sono distanti nel condividere o non condividere delle polisemie. No? Se io dico interesse, no? In italiano, questa polisemia è condivisa in quasi tutte le lingue romane, cioè interesse sia come passatempo che come interesse finanziario, no? Ma se io vado in cinese, no. Quindi è un indice che comunque c'è un travaso di polisemie, di lingue, di popoli che hanno delle cose in comune, no? Se vogliono culturarlo, semplicemente di scambi. Quindi sarà interessante vedere poi quando avremo la copertura che vogliamo, vedere come queste lingue si collegano tra loro. Vuoi concludere tu, dai, tocca. Va bene, salutiamo e ringraziamo moltissimo i relatori. Questa, voi sapete, è la settimana della scienza in tutta la città di Roma, ci sono moltissime iniziative, un po' sparse sia all'auditorium, quelle centrali, sia in tutte le biblioteche della città, in quasi tutte le biblioteche della città. Noi domani abbiamo un altro evento sulla meccanica quantistica la sera e dopodomani sulle onde gravitazionali e l'astrofisica. Su tutti praticamente i siti trovate quello che succede in città durante questa settimana. Grazie mille a tutti. Grazie a tutti.